basta un euro. Da McDonald's nasce uno per uno, 10 prodotti a solo un euro, con tante novità come insalata, sunday choco tris e chicken burger BBQ. Un euro vale di più. Quel me dà un chicken burger. Un chicken burger, nonna. Mister, sono passati 15 giorni. Sì, sono passati. Dovremmo dire come penso torto, dove eravamo rimasti allora. No. Ma non convenga. Diciamo... Allora diciamo come siamo. Siamo in. Siamo a un buon punto per la partita di Pisa. Abbiamo avuto la fortuna della sosta per poter riflettere e lavorare bene per cercare di eliminare gli errori che abbiamo commesso nell'ultima partita contro la Nocerina, anche se sono stati degli episodi alla fine. Direi che l'atteggiamento della squadra contro la Nocerina è stata ottima, l'ha interpretata bene, ha fatto bene, ha creato tanto. Abbiamo fatto anche due gol, però ne abbiamo presi tre in una maniera assurda. Ormai quella fa parte del passato. Inizieremo a pensare solo ed esclusivamente alla partita di dopodomani col Pisa, una partita difficile, come tutte. Però una partita che siamo anche coscienti e consapevoli che possiamo portare a casa un risultato importante contro una squadra importante. Comunque la prestazione contro la Nocerina è apprezzabile principalmente dal punto di vista agonistico, è stata una squadra piuttosto... Ma ha dimostrato di essere, con la Nocerina si è dimostrato di essere una squadra vera, una squadra compatta, una squadra che era aggressiva, giocava a calcio, cercava le giocate, cercava sempre la via del gol. Ed è quello che chiedo io sempre alla squadra. L'unico rammarico è che non si può buttare via una partita a tre minuti dalla fine. Lei ritiene che già da Pisa possa venire ospitato a Pisa in versione indipendenza? Beh, il nostro obiettivo è quello di andare a Pisa, giocarcela alla pari e cercare di portare a casa un risultato importante. Che il risultato importante deve essere una vittoria o un pari. L'obiettivo è quello, anche perché abbiamo bisogno di fare punti. Anche perché la classifica per il momento ci vede a 4 punti da quelle che ne hanno 9. Noi ora dobbiamo fare la lotta su quelle finché non riusciamo a prenderle e poi vedremo. Come ho già detto in passato, il resoconto del Catanzaro lo faremo il 22 dicembre dopo la partita col Gubbio e si potrà decidere che tipo di campionato dovremmo andare ad affrontare. Continuità di gioco, ma anche speriamo dei risultati. Ma come ho già detto, ora mi accontento di giocare male e portare a casa un risultato, anche perché ultimamente chi gioca bene perde, quindi è meglio giocare male e vincere. Ha accennato sempre che ovviamente le somme si riferisce ovviamente a qualche elemento da prendere, quindi si deciderà allora o agirete adesso? Ora già stiamo valutando chi a gennaio può andare via dal Catanzaro. È normale, non è che posso pensare col presidente a gennaio questo va via, questo va via. Ho già fatto un elenco di chi può far parte del Catanzaro e chi no e in base a questo elenco col presidente Marco valuteremo chi prendere. Di sicuro qualcuno arriverà, anche perché abbiamo bisogno di gente esperta di categoria. Di Viareggio e la gara in casa con Nocerina si è visto un cambiamento di tendenza sotto l'aspetto del gioco profuso, una squadra più propositiva sicuramente. Quanto può aver influito l'innesto di Russotto in questo? Beh, Russotto è un giocatore importante, un giocatore di categorie superiori, non è un calciatore né da C1 né da C2, è un giocatore da B e A ad occhi chiusi. Purtroppo, come può succedere a un giovane in passato, ha avuto qualche problema e l'ha pagata a caro prezzo.
ora c'ha la possibilità di rimettersi in corsa, anche perché è giovane, ha 24 anni, quindi io sono del parere che è un ragazzo che arriverà a giocare a buoni livelli. Poi rispondo per la partita di Viareggio, e, siccome tutti qua leggo i giornali 3-5-2, 4-3-3, a Viareggio abbiamo giocato 3-5-2 e abbiamo preso 3 gol e non abbiamo fatto un tiro in porta. Con la Nocerina abbiamo giocato con 2 mezze punte e una punta e abbiamo giocato solo noi. Col Benevento uguale, a Pagani abbiamo fatto 3-5-2 e abbiamo giocato bene, si è pareggiato. Quindi non è questione di modulo, è questione di chi interpreta la partita. Sta tutto in quello, quindi ha voglia di con 4 difensori, 5 difensori. Chi scende in campo, se interpreta la partita nella maniera giusta, si possono portare a casa i risultati. Se chi scende in campo pensa solo alla presenza, vuol dire che non hai capito nulla. Disponibilità per dove? Disponibilità o fuori degli elementi importanti. Quindi dispiace perché c'è un centrocampo tutto da reinventare. Quindi bisogna valutare con attenzione chi mandare in campo. È normale, noi in base all'avversario che andremo ad affrontare metterò sulla destra un elemento. In questa partita mi occorre Mariotti perché a sinistra e anche a destra spingono loro, hanno 2 elementi importanti. Mariotti è uno di quelli che riesce a gestire bene la fascia e a difendere rispetto a Fiore, che è un giocatore più offensivo. Quindi devo valutare bene se Fiore farlo giocare da tre quarti o esterno a sinistra, non lo so ancora. Quindi può darsi che ci sarà anche qualche cambiamento per quanto riguarda la nostra formazione. Il rendimento di Squillace è piuttosto mediocre, diciamo francamente, eccetera. È una questione di mancata maturazione del ragazzo oppure un momento così che non è in forma? Mi auguro che sia un momento così, anche perché è un giocatore per il Catanzaro importante, un calciatore dove la società ci punta, quindi mi auguro che si possa riprendere prima possibile, però prima possibile vuol dire subito, anche perché non c'è tempo e chi sbaglia ora rischia di stare fuori. Il lavoro più importante lo devono fare i 2 trequartisti, che a turno devono prendere il mediano basso loro. Se riescono a farlo bene non avremo problemi, vuol dire che la partita la faremo noi nella loro metà campo. Se i tre quarti non riescono a prenderlo, sono costretto dopo un quarto d'ora, 20 minuti a cambiare modulo, a toglierne uno e mettere un centrocampista in più. Però purtroppo come centrocampista per il momento ne ho solo 2, quindi è tutto da valutare. Siccome tutti dicono ci vuole un direttore sportivo, ci vuole un direttore generale, bisogna chiederlo al presidente se serve un direttore sportivo, un direttore generale, anche perché alla fine è facile dire che serve un direttore sportivo. Anch'io sono capace di faccio venire un direttore sportivo, questo viene e mi chiede un budget economico esagerato. Se la società ha un budget su un ingaggio di un calciatore, non posso andare a chiedere alla società la luna, perché se voglio prendere un giocatore da 100-150 mila euro e la società me lo permette, non ci vuole niente a fare una squadra da come Benevento, Nocerina. Ma se il budget è quello che è inutile a dire che ci vogliono direttore sportivo, direttore generale. La società sa quello che deve fare, sa che la società deve durare in futuro, deve programmare, come è giusto che sia. Nei programmi della società
non è che la società ha detto quest'anno dobbiamo, almeno io non l'ho mai detto che quest'anno devo vincere, devo arrivare primo. Io ho detto a fine dicembre vedremo dove saremo in classifica, se saremo tra i primi 4-5 ce la giocheremo alla pari, altrimenti si farà un campionato mirato per l'anno prossimo a vincere. Il campionato fallisce l'obiettivo se non vince l'anno prossimo. Se quest'anno il campionato del Catanzaro è da metà classifica in su, ha già fatto tanto, perché nei programmi del Catanzaro è quello di fare un buon campionato e l'anno prossimo di vincere. Se si riesce a vincere quest'anno, bene. Questo è l'obiettivo del Catanzaro. Non è che siamo saliti di categoria e il Catanzaro deve vincere. Siamo una matricola, siamo appena risaliti dopo un campionato dove tutti ci davano a inizio campionato per retrocessi, abbiamo vinto il campionato. E nonostante ciò ancora si critica. Le critiche sono giuste perché la squadra non sta andando bene, però le critiche devono essere costruttive, no a cercare di distruggere. Io non riesco a capire perché devono uscire fuori i nomi di Pagni, Ceravolo, Donnarumma, Taibbi e chi per esso. Se di qui... ma se devo far venire un direttore, ne faccio venire uno che si mette, di sicuro ci mette il cuore, potrebbe essere Vittorio Tosto. Quello ci mette almeno ci mette l'impegno necessario. È un calabrese, sa come funziona, è uno che conosco e so come lavora, cioè come lavora, è nuovo in questo mestiere. Poi a Catanzaro, come si può anche dire, Catanzaro ha bisogno di un direttore bravo, uno che sappia fare il proprio lavoro e non deve prendere in giro la piazza. Se deve arrivare un direttore sportivo, deve arrivare uno che sappia fare il proprio lavoro. Senza venire a Catanzaro a rubare, deve venire a Catanzaro per costruire il Catanzaro del futuro. Poi ci può essere Cozza o non ci può essere Cozza, o Cosentino o non Cosentino. Se devo andare via da Catanzaro, vado via che il Catanzaro retrocede in C2 o fallisce, vuol dire che ho sbagliato tutto dall'anno scorso. Come ho già detto, sono venuto a Catanzaro in 3-4 anni per cercare di costruire qualcosa di importante. Se la piazza ha pazienza e ha tempo, bene, altrimenti si ritorna a fare il calcio come fanno a Cosenza, come possono fare, con tutto il rispetto, non c'ho niente contro Vibo o altre società, hanno difficoltà in questo momento tutti, specie al sud. Quindi diamo tempo, poi alla fine si vedrà, se i risultati non vengono è giusto che l'allenatore prenda le sue decisioni con la società, dice ho fatto male, non va bene, se il presidente non gli sto bene vado via senza nessun problema. Se le cose vanno bene devono stare tutti zitti e filare dritti, senza nessuna pretesa, anche perché io a Catanzaro non ho promesso la luna, ho promesso di dare il meglio di me stesso e cercare di fare bene per il Catanzaro. Poi uno la può prendere come vuole, siccome mi scrivono è permaloso, è antipatico, è tutte queste cose qua, ma antipatico ci sarà quello che scrive sui siti del Catanzaro, che va a scrivere solo cavolate, che se sono in 3 o 4, con 4 o 5 nomi diversi scrivono solo cavolate. Perché non vengono a vedere dove si allena il Catanzaro? Sì, perché non vengono a vedere dove si allena il Catanzaro? Io gli farei vedere solo dove si allena il Catanzaro, dietro una porta allo stadio. Se hanno la coscienza di scrivere le cose oneste poi. Se poi devono scrivere cavolate perché sul sito del Catanzaro, robe varie, mi posso fare pure io un coso anonimo e inizio a scrivere cosa è il più grande di tutti. Mi metto dalla mattina alla sera a scrivere, finisce lì. Siccome quella è gente ignorante, e li lascio per quelli che sono ignoranti. Per il bene del Catanzaro abbiamo bisogno dei tifosi, quelli di domenica che a fine partita hanno applaudito la squadra, perché hanno visto che è andato tutto. Poi il risultato può essere positivo o negativo, è normale. Perdere non piace a nessuno, mica mi piace perdere. Come i calciatori, non è che piace perdere. È normale, nella sconfitta non è che stanno male solo loro, stanno male i calciatori, la società, l'allenatore, tutti. Se si vince stiamo bene tutti, tranne quelli che anche quando si vince criticano il modulo, criticano i giocatori, criticano quello perché quello gioca e quello perché non gioca. Uno prima di criticare viene a campo, vede gli allenamenti e dice c'ha ragione se quello non gioca, no quello perché uno sbaglia una partita ma deve giocare l'altro. Perché poi siccome vedo che questo sito qua lo leggono tutti, siccome questi qua che scrivono che sono anonimi sono vigliacchi, quindi meglio di così come glielo devo dire. Almeno so chiaro, almeno dicono le cose, diciamo, almeno le cose io gliele dico in faccia a tutti, non le mando a dire. Quindi, per il resto.
rimasto 20 giorni senza parlare. Siamo rimasti 20 giorni senza parlare per un semplice motivo, perché per come andavano le cose, ogni parola che sì, poteva uscire fuori qualche cosa non di buona, anche perché in un momento di difficoltà io sono del parere che la squadra deve stare tranquilla tra di loro, devono lavorare e cercare di uscire il prima possibile fuori da questo piccolo tunnel che abbiamo intrapreso. Noi dobbiamo cercare di uscirne fuori, una volta che si rientra alla normalità, perché questa è una squadra che la categoria l'hanno fatta in pochi. Non vorrei che a leggere i giornali qualcuno dice qualcosa, poi ne scrivono un altro, è meglio sta zitti, lavorare. Parla l'allenatore prima della partita o il presidente, chi è Perez, come ci riprendiamo, senza nessun problema si ritorna come si faceva prima, senza nessun problema. Ora il momento ci richiede solo di riflettere e cercare di fare i risultati. Senta, sono state due partite, la prima pare che l'Andria, quella dei calci da fermo mi riferisco, e poi quella con la nocciolina. Si è lavorato su questo... No, si è lavorato e si è lavorato parecchio, anche perché abbiamo preso con la Nocerino quello su un calcio d'angolo, con Latina quello su calcio d'angolo e sono stati gol decisivi contro il Benevento. Con la Nocerina abbiamo preso gol due autorete alla fine, perché non abbiamo preso gol su calci piazzati. No, Serignani è andato incontro, quella ha calciato anche male, invece di calciare verso la porta ha calciato verso la bandierina, ha preso Serignani. Deviazione, gol. Però su un altro, un cross che hanno fatto Mariotti, l'ha spizzicata giusto per mettere nell'ancolina al portiere. E il terzo gol è stato una mancanza di attenzione, perché in area di rigore, quando arriva un cross e si è in area di rigore, bisogna guardare l'uomo e la palla, invece hanno guardato solo la palla e hanno lasciato due uomini da soli. Però in quel momento lì la cosa che non mi è andata giù, perché nella difficoltà bisognava reagire e portare a casa anche un pari, invece non siamo stati capaci a farlo. No, ma si poteva pure prima sul 2-1 gestire il gioco, era spesso più accorti nello stare dietro, ma loro non ha, sul 2-1 non avevano fatto nulla, hanno fatto un lancio lungo dove su una palla l'uomo girato le spalle alla porta c'è stato non bisognava farlo avvicinare, ecco, questo non è com'è. Sì, però quando arriva un lancio lungo in area di rigore è normale che il difensore va a saltare con l'attaccante loro, sì. L'attaccante loro l'ha controllata e purtroppo io non so se lì c'era il fallo, non c'era, però l'arbitro l'ha fischiato e pazienza, ha fischiato un fallo al limite dove un uomo girato di schiena non si deve neanche toccare, anche perché non può calciare in porta, la può solo appoggiare. E abbiamo dato l'occasione di pareggiare su quello. E oltre a pareggiare hanno vinto anche la partita poi. Quello, come ho già detto, è il rammarico più grosso. Mister, le condizioni dei due centrocampisti che non sono... Ci abbiamo Maestro e Ulloa fuori, quindi Borghetti fuori, siamo a tre. Ora faccio corna, speriamo che si ferma. Bugatti ha iniziato a correre e credo che a fine gennaio è a disposizione.